Ivana Spagna incidente sfiorato dopo un sogno premonitore, la confessione a pomeriggio 5. Ivana Spagna e il sogno premonitore sull'incidente stradale, il racconto a pomeriggio 5. I sogni premonitori esistono? Secondo Ivana Spagna sì. La popolare cantante ha rivelato a pomeriggio 5 di aver sognato un incidente stradale che si è poi quasi concretizzato. L'artista è riuscita ad evitare il peggio, ma quell'incubo ha fatto riflettere Ivana, che da sempre è attenta alle premonizioni e ai messaggi subliminali. Ma cosa è successo questa volta nello specifico? La Spagna ha raccontato a Barbara D'Urso di aver sognato di avere uno scontro in automobile. Il giorno dopo, ancora scossa da quella visione onirica, si era messa al volante con una certa titubanza. Poi, all'improvviso, il sogno è diventato sfortunatamente realtà. Ivana ha raccontato del sogno premonitore diventato realtà. Mentre ero in autostrada per andare a lavoro, si sono svitati i bulloni di una ruota cambiata una settimana prima. La macchina è andata in protezione, ha bloccato il motore. Mi sono fermata che tremavo, ha spiegato Ivana Spagna a pomeriggio 5, dove è spesso ospite per parlare dei fenomeni paranormali che le sono capitati nel corso degli anni. Ho chiamato la polizia, che è arrivata quasi subito. Per fortuna avevo macchina bianca, i camion che passavano sono riusciti a schivarmi all'ultimo grazie al colore della mia auto, ha aggiunto l'interprete di Gente come noi, e Asi Lady e altre tante canzoni di successo. Se farò un altro sogno del genere in futuro chiamerò un taxi, ha infine avvisato Ivana. Ivana Spagna vede i fantasmi e crede ai sogni premonitori. Ivana, che ha inoltre rivelato di vedere spesso dei fantasmi, ha confidato in un'intervista concessa al Corriere della Sera: "I sogni premonitori sono sempre negativi. Forse sono un avviso forte. Tu sai che può succederti qualcosa, poi da umano è vero che cerchi sempre la conferma. Ti dici, dai, magari non andrà così. Invece si avvera tutto.